Bene, allora abbiamo già spiegato in una pillola precedente in che cosa consiste l'interval training e del perché è così salutare ed è uno tra i migliori modi di allenarsi nella direzione della salute ottimale, ok? Adesso Nicola però entra più nel dettaglio e spiega un attimo come potete usare un buon cardiofrequenzimetro. Fate questo investimento, prendetevi un Acquisto. cardiofrequenzimetro, eccolo qua uno. Questo è quello che uso io, che si collega all'iPhone, lo mettete a contatto con la pelle ovviamente e partite col vostro telefonino oppure con una specie di orologio. Sapete qual è la vostra frequenza cardiaca, così non rischiate di andare sopra lo sforzo massimo, cose del genere. Fate questo investimento, ma cominciate a tenere monitorati i vostri miglioramenti e il vostro sforzo. Adesso Nicola, dicevo, ci spiegherà qualche dettaglio in più su come andare a calcolare qual è la frequenza giusta di lavoro del vostro allenamento in interval training. A te, Nicola! Bene, hai già detto quasi tutto tu, Loris. Vediamo semplicemente come si calcola la frequenza cardiaca massima. Questa è una formula completa che abbiamo preso da un riferimento scientifico americano e si calcola facendo 208 meno la propria età per 0,7. Sembra una formula da secchioni, ma in realtà è perfetta per calcolare la frequenza cardiaca massima. Da questo numero poi si ricava l'80%. Quindi Sto facendo, vai per lo me. stai facendo su di te. Io ho messo un esempio di una persona di 55 anni di età e è risultato avere una frequenza cardiaca massima di 181,5 battiti e il suo 80% su cui può lavorare durante l'interval training è 145 battiti. A te, Loris. A me risulta una cosa un po' diversa, per esempio, se io prendo la mia età 47 per 0,7 e tolgo 208, risulta che non potrei andare sopra i 175 battiti. Quindi Giusto. moltiplicato per 0,8 viene fuori che non devo andare sopra i 140 battiti, cioè il mio 80% sono 140 battiti. In realtà però per me non è così perché ho avuto la possibilità di misurare la mia frequenza massima reale, quindi non quella calcolata con la formula che vi ha dato Nicola e che potete usare tranquillamente da un certo margine di sicurezza. Io so che sotto sforzo massimo arrivo a 189 battiti. Moltiplico per 0,8 e so che il mio allenamento può essere mantenuto a 151 battiti. 150 per farla breve, non è che Sì. stiamo lì a spaccare i capelli in quattro, però questa è la mia frequenza di allenamento ideale, visto che so questa Questo è cosa qua. molto positivo, significa che il tuo cuore è più giovane di quello che insomma dimostra la tua età e quindi puoi fare degli sforzi fisici di una persona che ha 37 anni, 36. E questo è l'obiettivo, tra l'altro, dell'interval Sì, training. ma io prendo dei buoni integratori, questo mi dà dei Ok, vantaggi. quello è sicuramente un vantaggio, Sicuramente un senza nessun vantaggio. dubbio. Bene. Per avere altri dettagli sull'interval training, possiamo dire che quanto bisogna lavorare con l'interval training. C'è chi a 2 minuti già si sente oltre l'80% dei propri battiti, ma c'è chi è più in forza ed è più allenato che raggiunge questa soglia con 5 minuti di lavoro. Quindi è una cosa personale. Per quello è bello avere il cardiofrequenzimetro, uno si misura e si tiene controllato, vedi la tua reale soglia e quanto riesci a mantenerla. Pratica. Certo. C'è chi fa anche 9 minuti con l'interval training. Una cosa importante è, nel momento in cui io faccio la pausa, quando è che poi devo ripartire con lo sforzo fisico? Perché è chiaro che se riparto troppo presto, non potrò durare altri 2 minuti perché i miei battiti sono già alti in partenza. Quindi devo aspettare che il mio battito cardiaco scenda fino al punto in cui mi sento pronto a ripartire e al punto in cui non ho più il fiatone. Queste sono due regole che mi permettono di avere un allenamento ottimale. Esatto, non è che tra un allenamento e l'altro, cioè tra un intervallo di 2 minuti e un altro intervallo di 2 minuti, fate passare una quindicina di minuti così siamo sicuri, perché vi raffreddate e mandate alle ortiche tutti i vantaggi che avete, no? Potrebbe Esatto. essere che all'inizio per passare a una frequenza bassa ci vogliono 3 minuti, vuol dire che siete molto poco allenati ed è normale se è 10 anni che
che non fate allenamento, ma poi vedrete che man mano che il vostro cuore migliora di salute, il tempo di recupero si accorcia. E allora sarà anche una soddisfazione vedere che in poche manciate di secondi, in un minuto, il vostro cuore va già a una frequenza piuttosto bassa. Ed è una soddisfazione vedere che poi questo corrisponde al fatto che ti senti con più energia e senti meglio durante la giornata, insomma. Il bello di questo allenamento è che si adatta dalla persona sedentaria che come esercizio può fare le scale a una persona che è una super atleta. Proprio l'altro giorno ho allenato un mio calciatore semiprofessionista e con tre circuiti è riuscito a mantenere una buona forza, però a un certo punto poi non ce l'ha più fatta perché la sua condizione atletica non era così Elevata. elevata. E quindi lui però ovviamente lavorava con esercizi molto importanti. Certo. Mentre invece io conosco un signore obeso per il quale andare all'80% della frequenza cardiaca massima voleva dire semplicemente fare due rampe di scale camminando, perché tra peso e condizione come si può dire, da sedentario vecchia di molti anni, la cosa giusta per lui era quello di fare le scale, niente di più. Man mano che questa persona diminuirà di peso e il suo cuore migliora di prestazioni, potrà andare a fare degli esercizi più pesanti. Ma per lui fare le scale voleva dire 80% della frequenza cardiaca massima. Non vogliamo di più. Se questo fa troppo, si fa del male, è ovvio. Esatto. Quindi si adatta a qualsiasi condizione. Non male, no? Molto elastico, molto efficiente e molto nella direzione della salute. Sì, molto sicuro. Molto sicuro. Bene. Provatelo, poi fateci sapere come sta andando, le vostre impressioni, le vostre difficoltà. Siamo qua apposta per darvi dei suggerimenti e, se possiamo, degli aiuti. Ciao e alla prossima! Ciao.